oggi pomeriggio, alla fine di questo dibattito, abbiamo voluto e vogliamo essere qui a testimoniare questa cosa, perché non possiamo far finta di niente, indignarci per un giorno, poi lasciare che nei titoli dei giornali pian piano questa tragedia retroceda, che già ha avuto molto poco spazio rispetto a quello che si meriterebbe, rispetto a tanto gossip politico italiano che riempie le pagine dei giornali, e queste notizie però vengono trattate sempre in secondo piano, tanto è successo a migliaia di chilometri da qua. Questa cosa non c'entra la distanza in chilometri, questa è una cosa che ci riguarda e riguarda noi che viviamo, abitiamo e siamo qua di Treviso, perché dobbiamo pretendere che queste cose non succedano più, dobbiamo pretendere che Benetton faccia chiarezza e dobbiamo pretendere che ci sia la possibilità da parte degli organismi preposti dalle campagne internazionali come quella campagna Abiti Puliti di poter andare a verificare quelle che sono effettivamente le condizioni di vita e di lavoro dove si produce la merce che poi circola nelle nostre vetrine, nei nostri negozi.